Benvenuti a Ritratti di Scienza, il podcast che ha la pretesa di raccontare la scienza attraverso la vita dei suoi protagonisti. Per questo terzo episodio ho deciso di lasciarmi ispirare dall'attualità scientifica. Infatti, il 14 aprile del 2023 è stata lanciata verso Giove la sonda JUICE. Tra i suoi obiettivi scientifici c'è lo studio delle lune rocciose di Giove, in particolare le lune galileiane, ovvero quelle lune che furono scoperte da Galileo Galilei intorno alla 1609. Ed è proprio quindi su Galileo Galilei che andremo a raccontare qualcosa in questa terza puntata. Galileo Galilei nacque a Pisa il 15 febbraio del 1564, primo di 7 figli. Il padre Vincenzo Galilei era un musicista, ma proprio come oggi, vivere della propria arte era piuttosto complicato, almeno non per tutti, per cui Vincenzo si vide costretto a dover fare il commerciante. Probabilmente questa situazione spinse Vincenzo, nel momento in cui iscrisse il figlio all'Università di Pisa nel settembre del 1580, a indirizzarlo verso la carriera di medico. Questa infatti era una carriera non solo molto ben rispettata, ma anche molto ben pagata. Galileo però scoprì ben presto la passione per la matematica, in particolare nell'estate del 1583, quando a Firenze conobbe Postilio Ricci da Fermo, un allievo della scuola matematica di Niccolò Tartaglia. L'idea di Ricci della matematica era piuttosto particolare e in effetti la ritroviamo in praticamente tutta la scienza fatta da Galileo da lì in poi. In termini moderni potremmo dire che Ricci faceva matematica applicata. Secondo lui, infatti, la matematica andava applicata per risolvere problemi pratici, problemi di meccanica e ingegneria. Scoperto questo amore per la matematica, non passò molto tempo, intorno al 1585, che Galileo decise di abbandonare Pisa per Firenze. Prima di trasferirsi a Firenze, però, fece in tempo a scoprire la legge dell'isocronismo del pendolo. È famoso in questo senso l'aneddoto del lampadario all'interno del Duomo di Pisa, posto vicino al pulpito di Giovanni Pisano, che gli ispirò gli esperimenti con il pendolo, appunto. Proprio gli esperimenti con il pendolo e il piano inclinato sono indubbiamente tra i suoi più famosi nel campo della meccanica. Grazie a questi esperimenti non fu solo in grado di determinare per la prima volta la legge di inerzia, che poi successivamente sarebbe stata scoperta da Isaac Newton, ma anche il valore dell'accelerazione di gravità. Tutti gli esperimenti e le scoperte nel campo della meccanica che Galilei compì nel corso della sua vita vengono poi successivamente raccolti nel Dialogo sopra due nuove scienze, pubblicato nel 1638 a Leida in Olanda. Il motivo di questa scelta era essenzialmente dovuto al fatto di tenersi il più lontano possibile dagli occhi della Inquisizione romana, che ovviamente dopo gli esiti del processo del 1633, di cui parleremo più avanti, lo teneva particolarmente sotto controllo. Tra i suoi esperimenti che mi piace citare è quello della misura della velocità della luce. Pensava che la velocità della luce non potesse essere infinita, per cui si ingegnò per cercare di misurare primo in tutta la storia della scienza tale valore. L'esperimento che ideò fu abbastanza semplice: salì su una collina con una lanterna coperta da un drappo, quindi tolto il drappo lanciò un segnale luminoso a uno dei suoi assistenti che si trovava su un'altra collina distante all'incirca 1,5 km. Non appena il suo assistente avesse visto il segnale di partenza avrebbe alzato il suo drappo. Così, vedendo il segnale di ritorno, Galileo avrebbe potuto segnare l'intervallo di tempo necessario per il viaggio di andata e ritorno compiuto dalla luce.
Il problema, però, era per Galileo avere uno strumento sufficientemente preciso da poter misurare delle frazioni del secondo quelle che la luce impiega per attraversare una distanza così breve di 1,5 km. D'altra parte, la prima stima della velocità della luce arrivò solo nel 1676, grazie all'astronomo danese Ole Christensen Rømer. In questo caso, però, la sua stima era basata su misure astronomiche. Torniamo al giovane Galileo. Si era, come abbiamo appena detto, trasferito a Firenze. E qui, nel 1588, l'Accademia delle Scienze di Firenze gli commissionò due particolari lezioni. Due lezioni circa la figura, sito e grandezza dell'inferno di Dante. L'idea dell'Accademia era quella di confrontare due commenti, ovvero due recensioni dell'epoca, relative all'inferno di Dante, i due commenti più noti, quelli redatti da Antonio Manetti e da Alessandro Vellutello. Nel corso delle sue due lezioni, Galileo confrontò i due approcci da un punto di vista matematico e scientifico e concluse che il commento scientificamente più interessante era quello di Manetti. I maligni potrebbero obiettare che l'esito della sfida era sostanzialmente scontato, essendo Manetti fiorentino, però visto che l'approccio di Galileo è stato matematico e scientifico, l'esito molto probabilmente sarebbe stato identico anche con un committente diverso. Nel campo della matematica pura, però, Galileo non si interessò solo dell'inferno dantesco, ma anche del concetto di finiti e infinitesimi, avvicinandosi così al calcolo infinitesimale che sarebbe successivamente stato sviluppato ancora una volta da Newton e Leibniz. Nel frattempo, intorno al 1589, Galilei rientra a Pisa. Poco dopo, nel 1591, muore il padre Vincenzo. Questo lo costringe a farsi carico economicamente di tutta la famiglia, quindi dalla madre alle sorelle. Passò fondamentalmente tutta la vita a pagare i conti della famiglia. D'altra parte, nel frattempo, ebbe anche un paio di figlie, aveva anche un amante da mantenere e le spese di un fratello scialacquatore. Per cui aveva tutto l'interesse a trovare modi per arrotondare il suo stipendio da insegnante. Quindi proponeva strumenti ai mecenati e ai politici, come per esempio appunto il telescopio, oppure iniziò in particolare nel 1604 a redigere oroscopi. L'occasione gliela diede l'osservazione di quella che è oggi nota come la supernova di Keplero. Galileo però non redigeva degli oroscopi previsionali, ma realizzava, utilizzando la matematica, le carte natali dei suoi ricchi committenti. D'altra parte, Galilei pensava che l'astrologia non fosse una scienza e non lo sarebbe mai diventata. Inoltre, questo suo interesse puramente matematico e solo ed esclusivamente sulle carte natali, che appunto non forniscono alcuna previsione, gli permise di svicolare in maniera abbastanza semplice dal primo processo per inquisizione che l'Inquisizione di Padova istituì all'epoca nei suoi confronti. Il procedimento però venne archiviato e quindi non finì mai alla Inquisizione centrale, cioè quella di Roma. Interessante a questo punto anche aggiungere come comunque l'interesse di Galileo verso le carte natali non era rivolto solo ed esclusivamente ai suoi ricchi clienti, ma anche per la sua famiglia. Si sono infatti ritrovate tra le sue carte le carte natali delle figlie e persino ben tre carte natali del Galileo stesso. Su quale fosse il vero interesse di Galilei nei confronti delle carte natali, ovvero se ci fosse qualcosa di più del puro interesse matematico, a noi purtroppo non è dato sapere, non ci sono altri dati in questo senso. Però visto che siamo entrati in argomento astronomico, vale la pena andare proprio al cuore delle sue scoperte, quantomeno delle sue scoperte più note, che sono appunto quelle nel campo astronomico.
Dal punto di vista astronomico, i due trattati più noti sono sicuramente il Sidereus Nuncius del 1610 e il dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, Tolemaico e Copernicano, del 1632. Per capire l'importanza del Sidereus Nuncius per l'epoca, facciamo prima un breve ricapitolo delle basi astronomiche dell'epoca, basi astronomiche che peraltro erano strettamente legate alla dottrina cattolica, per cui qualunque scoperta che sembrava andare contro questi modelli astronomici andava automaticamente contro la dottrina religiosa dell'epoca. Si riteneva infatti, ed era il motivo per cui era stato accettato il modello tolemaico con i suoi epicicli e deferenti, che la Terra si trovasse al centro dell'universo, ma non perché fosse speciale in senso positivo, ma lo era in senso negativo. Era infatti il centro dell'universo perché tutto ciò che era corrotto veniva a cadere verso il centro dell'universo, quindi verso la Terra. Tutto l'universo oltre la Luna invece era perfetto, incorruttibile, fisso e rotava intorno alla Terra. Quando Galileo prese il cannocchiale e lo trasformò in un telescopio per osservare le stelle, scoprì qualcosa di sconvolgente. Non solo fece delle osservazioni sulla Luna e sulla sua natura rocciosa, ma soprattutto, e questo è l'annuncio astronomico che viene raccontato all'interno del suo trattato, ovvero la scoperta di quattro oggetti astronomici che non ruotano intorno alla Terra. Sono i primi quattro satelliti gioviani mai scoperti, quelli che oggi chiamiamo come satelliti galileiani, Io, Ganimede, Europa e Callisto. All'epoca Galileo, per mantenere la protezione con una famiglia politicamente potente che potesse tenergli l'Inquisizione lontano, diciamo così, dalle scatole, dedicò la scoperta e quindi anche i satelliti a Cosimo de' Medici, di cui era stato tutore nel 1605. Nell'ottica di Galileo, questa era una delle prime prove a favore del modello copernicano. Un'altra osservazione che andava contro l'astronomia all'epoca comunemente accettata era l'osservazione della stella nuova del 1604, quella che in precedenza avevo citato come supernova di Keplero. Anche in questo caso, dal punto di vista logico, doveva per forza esserci qualcosa di sbagliato nel modello, che non contemplava la possibilità che nei cieli potesse nascere qualcosa di nuovo, come appunto una stella. E proprio a proposito della supernova di Keplero del 1604, venne pubblicato nel marzo del 1605 a Padova il dialogo in proposito della stella nuova, firmato da tale Cenco di Ronchitti. Protagonisti del dialogo erano due contadini della campagna padovana che discutevano intorno a questa scoperta. In particolare, esprimevano pareri sui due principali pareri relativi a questa comparsa. Da un lato c'era la posizione aristotelica, mentre dall'altro quella copernicana, sebbene non venne mai fatto un riferimento esplicito al modello di Copernico. Da un esame di testi, gli studiosi sono riusciti a capire che a venire presi di mira erano le posizioni di tale Antonio Lorenzini da Montepulciano e di Baldassarre Capra, scienziato e astronomo milanese. In particolare Capra aveva discusso parecchio contro Galileo, accusandolo a più riprese di plagio relativamente alle scoperte astronomiche oppure alla realizzazione di strumenti scientifici. Per cui, probabilmente proprio perché questo opuscolo permetteva a Galileo di togliersi diversi sassolini dalle scarpe, si è quasi certi che dietro il nome di Cecco di Ronchitti si nasconda proprio Galileo Galilei.
Secondo altri studiosi, si pensa che ci fu anche, nella stesura del testo, l'assistenza di uno dei suoi assistenti, Girolamo Spinelli. L'opera astronomico, per meglio dire cosmologica, più importante di Galileo Galilei fu, però, il dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, Tolemaico e Copernicano. Galileo iniziò a lavorare a questo trattato nel 1624. La sua intenzione era quella di confrontare i modelli Tolemaico e Copernicano, cercando di mantenere però anche al tempo stesso un punto di vista il più neutrale possibile. Per arrivare alla conclusione della sua opera, però, Galilei impiegò diversi anni, un po' per la sua complessità, un po' per la complessità della vita di Galileo. Alla fine il dialogo venne pubblicato nel 1632 e ricevette diverse voci a supporto, soprattutto tra le sue, diciamo così, amicizie altolocate. Il problema è che i difensori del modello tolemaico erano descritti in maniera forse molto ingenua, semplicistica, e in molti punti erano addirittura presi in giro. Per cui, nonostante le buone intenzioni, Galileo non riuscì a mantenere un vero punto di vista neutrale, dando una maggiore enfasi al modello copernicano. Ciò ovviamente mise sull'allerta l'Inquisizione romana, che diede il via nel 1633, nell'aprile del 1633, a un processo per eresia contro lo scienziato pisano. Alla fine Galilei fu costretto alla biura dell'eliocentrismo, però si narra che, uscito dal tribunale dell'Inquisizione, disse: «Eppur si muove». In realtà non c'è alcuna certezza sul fatto che Galilei disse questa frase. Il primo riferimento di cui abbiamo veramente certezza risale al 1757, quando Giuseppe Baretti vide pubblicata a Londra, The Italian Library, una raccolta, diciamo così, una bibliografia ragionata di autori italiani. Altro riferimento alla frase lo si trova in un quadro attribuito a Bartolomé Esteban Murillo, in cui Galilei viene rappresentato imprigionato dopo il processo, cosa che dal punto di vista storico non è mai avvenuta. Il quadro si ritiene appartenga a un periodo compreso tra il 1643 e il 1645 e durante un restauro del 1911 si scoprì l'esistenza di questa frase posta a un angolo del quadro. Era stata nascosta da un restauro precedente. Però nel 2020 uscì un articolo di Mario Livio in cui questi metteva in dubbio l'attribuzione cronologica del quadro. Dai suoi risultati, infatti, il quadro a cui si fa riferimento è molto probabilmente una copia del 1837 realizzata dal pittore Roman Eugène van Maldegem. L'ultimo trattato, quindi l'ultimo grande contributo scientifico fornito alla storia della scienza da parte di Galileo, che mi piace in questo caso ricordare, è la pubblicazione del Saggiatore nel 1623. Il Saggiatore è un trattato in cui Galileo parla fondamentalmente, almeno dal punto di vista scientifico, di comete. Sulle comete era comunque già uscito nel 1619 un altro trattato, il Discorso delle comete. In questo caso però Galileo, oltre a difendere le sue idee sulle origini delle comete, idee che poi successivamente si rivelarono errate, pose le basi per quello che noi oggi chiamiamo metodo scientifico. E infatti in alcuni passi del Saggiatore, che descrive il metodo con cui si dovrebbe fare scienza, partire da un'idea, realizzare degli esperimenti per testare quell'idea su come dovrebbe funzionare il mondo, quindi utilizzando la matematica ricavare la legge dietro ai fenomeni naturali. Per lui, infatti, lo sappiamo bene, il libro del mondo è stato scritto utilizzando la matematica. Infatti, nel Saggiatore, nel capitolo 6, scrive:
La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi agli occhi. Io dico l'universo, ma non si può intendere se prima non si impara a intendere la lingua e conoscere i caratteri nei quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica e i caratteri sono triangoli, cerchi e altre figure geometriche senza i quali i mezzi è impossibile intenderne umanamente parola. Senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro labirinto. Su queste parole mi sembra di avervi raccontato tante cose su Galileo, sicuramente non tutte, molte altre potranno essere scoperte magari andando a leggere l'ebook che ha fatto come base per il testo di questa puntata. Vi lascio il link in descrizione. L'ebook è costituito come sintesi di vari testi che ho scritto nel corso degli anni dedicati a Galileo, più l'aggiunta di altri testi scritti da Marco Fulvio Barozzi, per cui avrete in questo ebook un quadro abbastanza completo della figura di Galileo. Sempre in descrizione potrete anche trovare i link di alcune delle opere che ho citato nel corso di questa puntata di Ritratti. E infine troverete anche il link alla particolare esecuzione delle opere di Vincenzo Galilei che avete ascoltato in sottofondo nel corso della puntata. A eseguire i pezzi del padre di Galileo sono stati Aliuto, Evangelina Mascardi e Frédéric Zigante. Arrivati a questo punto, concludo con il solito invito a iscrivervi al canale e vi do appuntamento al prossimo episodio di Ritratti, Vite di Scienza, il podcast che ha la pretesa di raccontare la scienza attraverso la vita dei suoi protagonisti. Saluti a tutti!